Sam, dimmi che hai la croce. Bentornati ragazzi con un'altra puntata di Uncharted 4, la fine di un ladro. Con voi Vincent, capitolo 7, si spengono le luci. E Victor, come ce ne andiamo? Andate al vialetto anteriore, seguite i riflettori. Io arrivo con l'auto. Ok ragazzi, non ci dobbiamo far scoprire, dobbiamo fare tutto bene, mi auguro. Wow! Sì, com'è no? Forse avremmo dovuto portare le pistole. Madonna che mi stavano per vedere. Devo arrampicarmi per vedere meglio. Merda, se riescono a svegliarsela, non ce la farà. Li troveremo e li riempiremo di tutto. Ma sappiamo cosa fare. Resta concentrato, d'accordo. Cretino. Vieni qui. Dove andiamo, Nathan? Sono in marcia. Devo salire più in alto per orientarmi. Ok, dopo. Sì. Sala da bamba. No, il vialetto è di fronte. Proviamolo. Intanto io ho sentito dei motori. Ok, non è successo niente. Nessuno mi ha visto in faccia. Se mantengo la calma, uscirò di qui passeggiando. Eh sì. Oh, ecco. Pardon? Tu non dovresti essere qui. Mi ero fatto una scolata di... Avevo letto libri. Facciamo così. Io non dico niente e neanche tu. Hai una cosa che mi appartiene e adesso me la darai. Davvero? Beh, l'offerta mi lusinga, ma sono occupato. Ora, se non ti spiace... È tosta questa. Non sono in vena di giochetti. Dammi il crocifisso. Signorina, sono un gentiluomo. Sei fortunata. Se non... Che fai? Mi uccidi con la puzza dei piedi. Ok, ho capito. Ma ricorda, non vorrei farlo. Vediamo che sai fare. Ehi, una sfida. Andiamo, Nathan Drake. Oh. Troppo scontato. Oh! È solo un assaggio. Paolo! Ora dammi il manufatto. Sì, più precisa non ti appartiene, contratta. Già, sapevi che qui tutti gli oggetti sono rubati? Dovrebbero stare in un museo. Inizio a perdere pazienza. Wow! Oddio. Ok, senti. Soffro ancora il jet lag. Perché non...
Così ci farei a cacciare, non sei un... Beh, sai, no? È proprio facendo il furbo che sono arrivato fin qui. Perché smettere? Aspetta, aspetta. È nella tasca dietro. Dove diavolo è? Ok, sono alla macchina, dove diavolo siete? Ho appena incontrato la tua amica Nadine Ross, è adorabile. Qui c'è il caos, cercano di tenere la situazione sotto controllo, ma sono tutti impazziti, senza fretta. Ma muoviti, cazzo! Nathan, dove sei? Ottima domanda, tu? Nei pressi della sala da ballo. Cerca un cartello rotondo, è sulla strada. Cartello rotondo? Ok. La buona notizia è che ho una pistola. A dopo. Sono passati da voi! Da questa parte! Oh, bene! Ecco il cartello rotondo! Ma purtroppo è caduto. Eccolo! Nathan! Al volo! Cosa? Merda. Ehi, l'ho presa! Bella mira! Complimenti per la mira! Stai bene? Sì, non mi posso lamentare! Non so come raggiungerti da qui. Tu riesci a scendere? Sì, credo di sì. Ok, ci vediamo anche a letto. Prosegui per la sala da ballo. Ok, ci vediamo lì. Holy. Gli spari venivano da qui. Siete zitti. Sono bloccato, qualche idea? La via più veloce è la sala da ballo. Sappiamo che la sala da ballo non è isolata. Beh, ora che sanno che siete qui, l'hanno sgomberata. Sala da ballo sì. Ok, Nata. Ricevuto. Un attimo. Mannaggia te. Ah! Arrivambi tu. Ecco. No, non venite da qui, non venite da qui. No, m'ha visto. Avevo abbastanza di te. Comunque stiamo combattendo benissimo. Che belle queste macchinine. Anche questa. Non è male. Ok. La sala da ballo è vicina. Nathan, sono alle corde qui. Servirebbe una mano. Arrivo, Sam. Aspetta.
Holly, all'inizio siamo andati male, però poi ce la siamo cavata. Che entrata da star! Sono un attore. Di quest'asta. Ah sì, anch'io. Cambio di programma. Troppe persone stanno cercando di andare via. Il vialetto è bloccato. Piano di riserva. Avete presente la fontana fuori dalla sala da ballo? Ci vediamo lì. Ricevuto, andiamo. Andiamo. Io faccio parte dell'asta, ragazzi. Eccomi qui. No, la mia statua. Ne arrivano altri. Dobbiamo andarcene subito qui. Io vengo insieme a te. Oh, quello è da dietro. Nessuno è più forte di me. Nessuno è più forte di me. Ali, non resisteremo per molto. Ragazzo, ci sono. Ci sono quattro. Questo guidi un carro con sempre sbrigati. Entra! Vai! Reggetemi! Muoviti, Sally! Qui finiamo male! Grande, Sally! Ok. Spero di non finire all'inferno. Oh, merda. Che c'è? È vuota. Cosa? Dai, il solito coglione. È tuo fratello. Ottimo, teschi e ossa incrociate, promette bene. E lo stemma di Avery. E questo cos'è? Odie mecum eris in paradiso. Oggi sarai con me in paradiso. Sono le parole che Gesù disse a Sant'Isma sulla croce. Esatto. Cosa pensi di quei numeri? Che significano? Sarà un codice. O un telefono. Andiamo. Ci va bene un telefono. Sono date. Eh? Guarda. 1659. È l'anno di nascita di Avery. 1699? Indovino. In quello è morto? Beh, secondo molti sì, ma vuol dire che c'è la data di nascita, di morte e il paradiso. Quindi bisogna cercare la tomba di Avery. Nella cattedrale di Sant'Isma. Un attimo. Rafe non sta setacciando quella zona da una vita? Sì, la cattedrale. Vedi questi simboli? Sì. Si trovano sulle antiche lapidi scozzesi. Ok? Ora, guarda qui. La pianta della zona è piuttosto insolita. Mm. Qui c'è la cattedrale, ma il cimitero si trova qua giù. Rafe sta cercando nel posto sbagliato. Esatto. Ragazzi, si va in Scozia. Ehi, ehi, no, un secondo. Vi rendete conto che Rafe aspetta solo voi? Sì, ma ci penseremo una volta lì. Quel pazzo farà i salti di gioia quando vi vedrà arrivare. Senza contare che ha Nadine e il suo esercito dalla sua. Sì, ma lui non ha questa. Abbiamo il più grande tesoro pirata della storia a portata di mano. Pensavo lo facessimo per salvare Sam. Infatti, le due cose sono collegate. Ci serve il tesoro per salvare Sam.
Ed Elena è d'accordo su tutto? Merda, ragazzi. Non è così semplice. Aspetta, dopo quello che avete passato insieme... Questa volta non capirete. Tu la sottovaluti, ragazzo. Non posso correre questo rischio. Nathan ha ragione. Le cose sono cambiate. C'è di mezzo Rafe e... posso cavarmela anche da solo, davvero. Ok, bene. Grazie per i consigli a tutti e due. Scusate. Ehi, sono io, ciao. No, non posso segnare. C'è qualcosa che non va, amico? Senti, io capisco non sia stato facile. Tutti questi anni lontano. E mi spiace per quel che ti è successo, ma non è colpa sua. Questo non l'ho mai detto. Gli ci è voluto molto tempo per uscire dal giro. Qualcuno l'ha costretto, l'ha scelto lui. Ok, è nato per questo lavoro. Lo credi davvero? Perché sei qui, Victor? Perché qualcuno dovrà pur coprirgli le spalle. Sì, ci vediamo tra qualche settimana. Sì. Certo. Ok, ti amo anch'io. Ciao. Le ho detto che il lavoro richiederà più tempo del previsto, il che è la verità. Ok? Allora, che ne pensi? A Sam serve il nostro aiuto. Beh, ho sentito che il clima è particolarmente mite in Scozia in questa stagione. Un brindisi. Beh, Rafe non bada a spese, vedo. La cosa buona è che si concentrano sulla cattedrale. Vuol dire che avremo quel cimitero tutto per noi. Sperando. Sì? Senti, noi qui siamo pronti. Ok, ragazzo, buona caccia. Sei ancora in tempo per venire? No. Se non c'è un ascensore, credo rinuncerò. D'accordo, ci vediamo dopo. Ehi, Nate. Sì? Vedi di portarmi roba luccicante. Questo è il piano. Forza. Porgiamo omaggio al Capitano Avery, ok? Lo faremo nella prossima puntata, perché comunque sia, credo che... Ecco, è finita la puntata. L'ottavo capitolo, la tomba di Harry Avery. E anche oggi abbiamo finito con un'altra puntata di... dell'astrofasmo Uncharted 4, fine di un ladro. Mettete tanti mi piace per supportare questa serie. Commentate per dire la vostra. Iscrivetevi se non l'avete ancora fatto. Bella, ragazzi.